sur le bateau Prismian Group, Giancarlo Pedotti. Le cinquième skipper transalpin à prendre le départ du Vendée Globe. Je vous souhaite un beau et un bon tour du monde. Questo per me è un viaggio all'interno di me stesso. Accendo allora verso l'equatore. Ingresso nel grande sud. Mi racconterà come è andato il passaggio. Voglio dividere tutto con voi questo viaggio. Non so come finirà, ma non mi importa, non guardo nemmeno le classifiche.
la problematica non è il giro del mondo, perché io credo che un marinaio ben preparato riesce a fare un giro del mondo in tutta sicurezza. La problematica è del Van de Globe è trovare il giusto limite tra restare attaccati a questa banda davanti, che sono sempre col piede schiacciato e non so le loro barche in che stato sono, e chiaramente essere coscienzioso del fatto che il nostro mezzo ci deve durare, non lo dobbiamo rompere, se no se lo rompiamo abbiamo fatto la frittatona, e quindi avere un po' quella saggezza dei capelli bianchi che ti dice adesso si sbatte troppo, calma un po', è tutto là il cursore, up down, up down, e l'equazione non è mai perfetta. Vas-y, viens un petit peu de... par là. Giancarlo! Vas-y, mets un peu à droite, s'il te plaît. Hai avuto momenti come un po' di sconforto durante il giro del mondo? Piange proprio, piange è una grande liberazione, cioè ti abbandoni a questa grandissima disperazione che poi, come tutte le disperazioni, ha una fine, una reazione, un riniziare. Certo, quando ci penso ogni tanto al giro del mondo, no? Che storia, quando lo vedi sul mappamondo. Quando lo fai giorno dopo giorno, no? Non ti rendi conto, è tutto normale. Però poi quando lo vedi nel mappamondo a casa dici, accidenti, no? Quando sei ritornato dopo 80 giorni in mezzo alla gente, nella società, hai sofferto un po'. Sei felice di tornare, poi però ti devi reintegrare. Reintegrarsi nella società quando hai fatto 80 giorni in mezzo al mare da solo è difficile, sei meno paziente, hai tendenza un po' più a nervosirti frequentemente. Gli 80 giorni da solo ti hanno lasciato qualcosa. Poi magari non è che sei in grado di capire il cambiamento subito. Però sei cambiato. Sicuramente. È un'esperienza che ti cambia.